direi che possiamo cominciare. Mi scuso, ma gli orari a sabato mattina sono sempre complicati, quindi abbiamo aspettato che Anna Maria Parente che arrivava dalla stazione, quindi ci siamo tutti, vi ringrazio di essere qui. Il senso di questo incontro è un po' quello che io ricordo sempre delle volte che Democratici per Milano fa un'iniziativa. Noi siamo un'associazione culturale vicino al Partito Democratico, non abbiamo un compito direttamente politico di decidere delle cose, ma siamo e continuiamo a essere un luogo di discussione, di riflessione, perché la politica oggi ha bisogno, secondo noi, di avere più spazi e più luoghi. E quindi l'Associazione Democratici per Milano continua a fare questo. Quindi la giornata, la mattinata di stamattina è in questa direzione. Abbiamo scelto un tema importante, caldo, del momento, che è quello appunto delle questioni del lavoro, del job act, e il compito di stamattina è quello di capirci di più. Noi abbiamo messo questo titolo, spiegare il job act, perché la sensazione che abbiamo è che in questi giorni, lo dicevamo anche mentre eravamo fuori, si parla di tante cose, spesso anche che magari non c'entrano e che non riguardano quella roba lì. E quindi il compito di stamattina è quello di aiutarci tutti insieme a capire che cosa ci sta dentro, quali sono le questioni, e anche per quello che sarà possibile, eventuali posizioni diverse, no? La cosa importante di stamattina è che ciascuno esca di qui e abbia un'idea più chiara delle questioni, dei temi, di cosa si sta facendo, e poi ci saranno le sedi opportune in cui ciascuno di noi formerà le sue decisioni. Chi avrà compito di decidere deciderà, chi avrà compito nell'attività politica di portare avanti iniziative, porti avanti, ma sapendo di cosa stiamo parlando. E abbiamo chiamato a parlarne Anna Maria Parente, che ringrazio, che è la capogruppo del PD in Commissione Lavoro del Senato, Marco Leonardi, economista, economia politica alla statale e anche responsabile dell'area economia del PD metropolitano, Stefano Sacchi, ricercatore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Andrea Sant'Agata, amministratore delegato di Banzai Media, e quindi diciamo un imprenditore che ci darà un suo punto di vista, e Franco Scarpelli, professore di diritto del lavoro. Ecco, quindi ringrazio già, l'idea che abbiamo è quella di fare due giri di 10 minuti, in maniera tale che si possa anche da parte dei relatori, e poi lasciare anche uno spazio a chi voglia porre delle questioni, delle domande, degli interrogativi, in maniera da fare una discussione abbastanza veloce. Io mi taccio e abbiamo chiesto ad Andrea Bonaventura, che è dell'area innovazione del PD metropolitano e anche membro del direttivo di Democratici per Milano, di fare un'introduzione che ponga le questioni, che faccia l'elenco dal nostro punto di vista di quelle che sono oggi le questioni in atto. Quindi do la parola a lui e cominciamo. Grazie. Grazie Maurizio. Molto brevemente, credo che, come lo stesso Maurizio diceva, ci sia la necessità di capire bene di cosa si parla e qual è il contenuto del Jobs Act oggi, qual è il contenuto della delega, diciamo, qual è la cornice all'interno della quale il ragionamento si pone, e qual è in questo momento il dibattito che nelle sedi opportune parlamentari non solo e del governo si sta sviluppando. Quindi cosa c'è ad oggi e di cosa si sta parlando, quindi cosa potrebbe diventare questo provvedimento una volta che appunto diventerà legge. Focalizzandoci direi un po' su tutti gli aspetti che lo riguardano, tirando, come Maurizio diceva, un po' una riga tra ciò che in effetti c'è nel Jobs Act e ciò che non c'è, ciò che è un dibattito politico assolutamente legittimo in questa fase, e tutti i suoi aspetti invece, quindi quello che all'interno c'è con le varie, diciamo, declinato nei vari aspetti. Quindi per intenderci, tutti e tutte le norme che si vanno delineando, non solo quelle che riguardano il licenziamento individuale, che è un aspetto sicuramente di grande importanza politica in questa fase, ma non è l'unico all'interno del Jobs Act. Quindi c'è la necessità di capire bene per poi poter in seconda istanza arrivare a sviluppare eventualmente il nostro dibattito politico con una chiarezza di tutti gli aspetti. Mi sento di
dire un paio di cose su quello che è il contesto generale del paese, dove si trova il paese oggi e qual è il paese che sta affrontando questo dibattito su questi provvedimenti che riguardano il mercato del lavoro e non solo. Noi siamo in un paese oggi che dal 2007 ha perso quasi 10 punti di PIL. Non vorrei fare una metafora macabra, non intendevo farlo, però mi sono trovato questa mattina con questa scenografia che ovviamente non abbiamo messo noi. 10 punti di PIL vuol dire che spariscono le aziende, sparisce la produzione e spariscono i posti di lavoro inevitabilmente. Quindi in questi anni l'Italia è un paese nel quale si sono persi i posti di lavoro, quindi, come dire, è un paese nel quale, consentitemi, i licenziamenti ci sono stati e ci sono stati come? Sono passati attraverso procedure diverse, spesso attraverso ciò che noi chiamiamo ristrutturazioni aziendali, attraverso trattative, attraverso meccanismi di vario tipo, che spesso non vediamo, guardate, perché noi vediamo il giovedì a Piazza Pulita o alla trasmissione di Santoro gli operai della OMSA che ovviamente sono disperate e il dibattito dello studio di queste trasmissioni con diverse declinazioni e diverse ispirazioni, però poi c'è il fine settimana e il lunedì successivo ci sono i tavoli alla regione in cui si fanno degli accordi in cui poi in qualche modo questi operai o operai di altri stabilimenti restano a casa e in questi anni hanno perso il lavoro. Quindi in Italia si è licenziato e si è perso, questo va insieme, non è una conseguenza del licenziamento, ne è spesso una causa, si è perso quel nesso importantissimo che è quello tra il lavoro e la produttività, cioè il livello di produttività del lavoro, quello che crea in termini di valore aggiunto ogni singola ora lavorata, nel nostro paese è drammaticamente sceso, è quello che ci distingue in particolare con la parte europea che in qualche modo è riuscita a crescere. Si parla della Germania, non solo la Germania, guardate, anche il Belgio è un paese nel quale la produttività del lavoro ha tenuto, quindi ogni ora lavorata di qualunque lavoratore ha inciso sul valore aggiunto della produzione, del bene che lui produceva o del servizio che forniva in maniera maggiore. Quindi in questo paese, per questo motivo, negli ultimi anni, non solo dalla crisi del 2007, ma devo dire anche dalla metà degli anni 90, drammaticamente è caduto il punto della remunerazione del lavoratore, voglio dire. Rispetto ad altri paesi, in Italia il lavoro si paga di meno ed è anche fiscalmente colpito di più, perché sappiamo qual è, come dire, la simmetria fiscale in cui viviamo in Italia, è difficile colpire i redditi effettivamente dove sono, quindi a volte si bastona su quelli che si possono più facilmente individuare. Quindi lavoro poco produttivo, mal pagato e molto tassato, e devo dire in tutto questo, e vi parla uno che, diciamo, oltre a fare il militante politico si occupa diverse ore al giorno di fare ristrutturazioni aziendali, in questo momento questo meccanismo ha creato il fatto che, esattamente, quindi insomma, dopo il dibattito, se volete sfogarvi, sono a disposizione, ma al di là di questo, in questo momento siamo in un paese che è abbastanza in vendita a sconto a investitori stranieri. Ci sono diversi investitori più o meno grandi, più o meno importanti, che si affacciano in Italia cercando di comprare a prezzi bassi le aziende. Su Repubblica l'altro giorno c'era questo retroscena riguardante l'incontro segreto fatto tra JP Morgan e le aziende italiane, però a livello, diciamo, al di là di questo livello molto elevato e di brand prestigiosi, esiste tutto un sottotraccia di aziende cinesi, medio orientali, statunitensi, di varie geografie che si affacciano all'Italia cercando di riprezzare il sistema Italia, cioè siete in qualche modo un paese che, in cui le aziende si possono portare via pagandole poco. In tutto questo credo che il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro non sia secondario, non sia avulso, ci sia la necessità di mettere in campo una serie di misure ampie che cascano in un contesto, devo dire, anche abbastanza difficile per quello che è la spesa pubblica italiana oggi. Si parla moltissimo degli ammortizzatori sociali e della necessità di controbilanciare alcune scelte sul mercato del lavoro e di funzionamento del mercato del lavoro con degli ammortizzatori sociali adeguati. Siamo tuttavia in un contesto nel quale la spesa pubblica di questo paese è difficile da mettere in movimento. Buona parte se ne va in interessi e in pensioni e ciò che rimane è particolarmente difficile da
in questo momento da spostare con spostamenti drammatici, cioè le misure serie sul cuneo fiscale, quelle che possono creare un vantaggio competitivo a questo paese per quello che è il costo del lavoro, vengono stimate in almeno 10, 15, 20 miliardi. Guido Tabellini tempo fa diceva che ci voleva una misura di almeno 40 miliardi di euro per muovere seriamente il cuneo fiscale, ed è una misura che, della quale non, in questo momento l'Italia non si può permettere. Insomma. In questo contesto macro credo che vada inserito il ragionamento sul mercato del lavoro, sulla riforma degli istituti del mercato del lavoro, ribadisco non solo quello del licenziamento individuale ma tutti, e con, io credo, e concludo con questo, la stella polare della crescita. Questo è un paese che deve tornare a crescere, a creare valore aggiunto, a produrre beni e servizi che la gente in Italia e all'estero acquisti, e da lì non esistono altre ricette che parte la creazione di posti di lavoro. Grazie. Grazie ad Andrea. Allora, io...